Faenza, pallone sotto per Filippini, si gira Filippini 2-0 qualche stagione fa qui a Faenza, dunque si riparte, palla per Faenza, Rubini prova a entrare, fuori per Petrucci, arma il braccio, il capitano Filippini non si fa trovare, allora va da fuori, testa da casa sua, prova ancora anche testa, 8-0, break. Il giocatore perde la maniglia per Rubini, Iattoni bravissimo, testa! Un momento dei giocatori abbastanza notevole per essere un primo quarto. Cambia tutta la batteria dei lunghi, Faenza mette adesso Lilea, Numba, Rubini prova a slalomeggiare, ha tante maglie nere davanti, poi riesce comunque a passarla da Numba, fuori ancora per Rubini, che bel gioco a due, che mancano alla fine del periodo. Pierucci, sbabbe la palla per Lilea! Adesso è pronto Gatti ad entrare per Bernareggio, prova Solaroli a sfidare il suo avversario, fuori per Pieri, c'è il malbraccio per poco, poi Anumba va a prendere lo schiaccione, è il più lesto di tutti a prendere il pallone, la passa ad Anumba, fuori per Lille, davvero sul filo, va a salvarla, palla Ballabio fino in fondo. Assolutamente sì, Faenza non deve però distrarsi, lasciare facili conclusioni a Lille per Anumba, fuori ancora per Lille, se sì neanche questo altro, che paste! Mamma mia! Scippata degna del miglior Arsenio Lupin da parte di Faenza e va dall'altra parte, Faenza 42-27, adesso Bernareggio. Abbiamo giustamente puntato il dito su Faenza, non hanno inciso molto chiaramente, però, e adesso ci prova ancora Serra da due, Pieric da due, sbaglia, poi va ancora a recuperare palla Anumba, che segna due, si mette la mano, gli arbitri lasciano giustamente correre, Rubini, Cezzerucco su di lui, riesce a passare, a dare comunque palla per Filippini, testa. Altro super canestro di testa, 7-9-6-6. Faenza che va a conquistare gara 4.